continua la serie di appuntamenti di una notte di musica al museo, un'iniziativa del Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli, che si svolgerà dal 21 giugno al 13 settembre presso il Museo degli Strumenti Musicali diretto da Maria Selene Sconci. Ieri sera è toccato a Mario Venuti, il cantautore siciliano che per l'occasione ha preparato una scaletta ad hoc per un concerto suggestivo che ha rapito tutti i presenti che hanno animato gli spazi del museo. Un'occasione per riascoltare vecchi successi come Veramente e nuovi brani come il singolo estratto Il tramonto dell'Occidente dall'album omonimo. La manifestazione è partita il 21 giugno, il giorno della festa della musica, con una grande serata gratuita e proseguirà con una festa lunga tutta l'estate. Per celebrare il Museo degli Strumenti Musicali, uno tra i più ricchi e importanti al mondo, attraverso un calendario intenso di eventi che coinvolgeranno tutti e cinque i sensi. Tra i nomi che parteciperanno e che hanno partecipato alla rassegna di Palco Live, Tosca, Mario Venuto, Enzo Granianiello, Max Paiella, Enzo Avitabile, Giovanni Baglioni e Marca Anna. La direzione artistica è stata affidata alla cura di Ernesto Assante. Notti di musica al museo è un'iniziativa lodevole che richiama grandi artisti e fa rivivere un luogo di bellezza e cultura. Ma aspetta, diciamo, la cultura in generale è sempre stata un'arma contro il degrado. E adesso è un po' la mancanza di denaro pone dei problemi agli investimenti in cultura, per cui sappiamo benissimo che ultimamente ne sentiamo un po' la mancanza, ecco, insomma. Però io ci credo sempre che la cultura è il mezzo migliore per combattere il degrado morale delle persone. La base americana di Sigonella, e avevo 16 anni, però già dai 18 anni poi cominciai a scrivere le prime canzoni e subito misi su un gruppo in cui cantavamo le canzoni scritte da noi. E allora tutto sommato c'era una disponibilità del pubblico maggiore anche nel corso degli anni 80 ad andare ad ascoltare dei gruppi che proponevano la loro musica. Questa cosa ultimamente si è un po' persa e credo che chi ha un gruppo che propone musica propria faccia un po' più di difficoltà rispetto a una cover band, quindi si va sul materiale già conosciuto, sono molto popolare. Anzi, so che le cover band ultimamente hanno grande successo. Beh, io sono nato in un'altra epoca e insomma, solo per un breve periodo ho cantato canzoni di altri. La libertà, mio signore, per favore, non aver pietà. Ma dopo l'iniziale diffidenza, perché io sono sempre così, sono un po' diesel nelle cose, devo scoprirle, a poco a poco ho cominciato, oltre ad avere delle persone che curano per me, insomma, le comunicazioni ufficiali che riguardano la mia attività, lo uso anch'io un po' come sfogatoio, un po' come lo usano tutti, per cui se ho voglia di dire qualcosa la dico, non sempre, a volte dico delle cose che possono magari dispiacere a qualcuno, però non mi sono posto il problema. Sicuramente ho una predilezione per Facebook anziché per Twitter, perché onestamente Twitter, scorrere Twitter mi annoia, perché spesso è tutta una cozzaglia di hashtag, non si dice niente, ecco, mi sembra che non si dica niente alla fine. Si parla tanto, ma non si dice niente. Qualche frasetto, ogni tanto riesci a cavare qualche lampo di insomma, un seme di un discorso che potrebbe essere ampliato. Il problema di Twitter è che è proprio nella sua eccessiva il pregio è anche il difetto, è proprio nell'estremo essere succinto, così il messaggio deve essere così breve, mentre a me piace onestamente un po' parlare delle cose in maniera più compiuta, più insomma, lo spazio, le parole servono per spiegare meglio le cose, non sempre si riesce a sintetizzare tutto, quindi onestamente prediligo Facebook a Twitter. Sento
sì, in fondo culturalmente siamo abbastanza simili, cultura latina, sud, caldo, ci sono dei punti di contatto, forse anche un misto di questo, come dire, questo riso amaro, insomma, questa apparente spensieratezza che poi in effetti nasconde dietro un tormento interiore, che è una cosa tipica della cultura brasiliana, che poi gli viene dal Portogallo, che è la nazione madre del Brasile. Sud Italia per certi versi abbiamo dei punti di contatto e quindi ho cercato poi, adesso un pochettino, mi sono un po' allontanato perché per tanti anni sono stato veramente quasi ossessionato da quel mondo e quindi ho cercato, per così dire, di unire il mare dei tropici con il mar Mediterraneo, di trovare una via di mezzo, una comunicazione tra i due mondi. Fatale, inevitabile, come olga, entra la vittima, il carnefice.